come avete vissuto l'emergenza sanitaria da Covid? Insomma, sono appena passati questi 4 mesi di emergenza sanitaria, voi come li avete passati? Fortunatamente i casi che abbiamo avuto sono stati pochi e tutti sostanzialmente non gravi. Quindi sostanzialmente forse perché appunto siamo ai piedi della valle, siamo un po' chiusi tra virgolette, vuoi anche diciamo la possibilità di passeggiare all'aperto e di avere pochi contatti, pochi assembramenti, ci ha favorito diciamo sotto questo aspetto. Quindi fortunatamente l'abbiamo vissuto abbastanza bene, ecco. Certo, insomma anche questa è una buona cosa, ecco. E per quanto riguarda invece la ripresa, perché insomma siamo entrati ormai in questa fase 3, anche se adesso sembra esserci qualche momento di ricaduta, però insomma siamo in piena fase di ripresa. Voi cosa avete in progetto per l'estate o comunque per questa seconda parte dell'anno? E come intervento diciamo in aiuto alle attività produttive abbiamo dato una moratoria alle scadenze IMU per quelle aziende, per quelle botteghe, attività che avevano dei determinati requisiti, quelli che sono stati soprattutto diciamo danneggiati dalla chiusura col lockdown. E dall'altra parte abbiamo provato a far partire dei grest estivi in collaborazione con la cooperativa Monteverde, però i costi di gestione erano veramente importanti, pur noi come comune diciamo abbiamo cercato, ci siamo offerti di intervenire a coprire parte o quasi tutta la rata di questo costo del servizio estivo per chi aveva l'ISEE inferiore ai 15.000 euro. Però forse abbiamo anche la fortuna di avere ancora un po' le famiglie patriarcali, quindi con i nonni, gli zii che abitano tutti qui vicino, qui in valle, e diciamo che le famiglie riescono a gestire ancora i bambini, i figli a casa. E dall'altra parte per quest'anno non abbiamo eventi in programma, vediamo se riusciremo a fare l'antica fiera dei Bogoni a fine novembre. Però appunto, come ha detto lei, tutto sta nel vedere le eventuali ricadute che avremo. Attualmente tutti gli eventi estivi che c'erano in programma sono stati cancellati proprio per evitare eventuali ricadute, essendo che non c'erano particolari eventi con ricadute economiche importanti, ci siamo sostanzialmente fermati. L'unica cosa che ci sarà a fine mese, al 26 luglio, è la Voto di Sprea, che è insomma una tradizione anche qui centenaria, dove però in accordo con i parroci abbiamo deciso di non fare la solita processione, ma solamente una messa all'aperto in cima al Monte Casteche, dove diciamo cercheremo di mantenere le distanze sociali.